solenne atto di consacrazione alla Regina del Santo Rosario. O Maria, Vergine potente e Madre di Misericordia, Regina del Santissimo Rosario, ausilio dei cristiani, rifugio del genere umano. Supplici, ci prostriamo al tuo trono per impetrare misericordia e ricevere grazie. In quest'ora solenne, nel 380° anniversario della fondazione della Confraternita del Santo Rosario, facciamo memoria di quel lontano 4 dicembre 1639, in cui in questa splendida chiesa di Santa Maria la Nova, i nostri padri, con fede, amore e devozione, eressero la gloriosa Confraternita. In quel giorno di grazia, essi, non solo per se stessi, ma anche per la città di Terlizzi, ti invocarono e acclamarono in perpetuo, o Madre e Regina nostra, quale protettrice, avvocata e mediatrice presso il Figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo. Anche oggi, o Madre nostra, memori delle grazie e dei celesti favori che in ogni tempo ci hai elargito, siamo qui ai tuoi piedi, con il cuore colmo di gratitudine, per onorarti, lodarti e benedirti, e rinnovarti con cuore di figli il nostro solenne atto di consacrazione. O Vergine, Regina del Santo Rosario, noi con fratelli e associate ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra vita. Tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che siamo, i nostri corpi, i nostri cuori, le anime nostre, tutto consacriamo al tuo cuore di madre. Noi vogliamo che tutto ciò che è in noi, tutto ciò che è attorno a noi, ti appartenga e goda dei benefici delle tue benedizioni materne. E per rendere efficace questa consacrazione, rinnoviamo, Maria, le promesse del nostro battesimo. Rinunciamo nuovamente e per sempre al padre della menzogna, al serpente antico, nemico di Dio e dell'uomo. Rinunciamo alle seduzioni e alle opere di Satana e ci doniamo interamente a Cristo Gesù nostro Dio, unico Salvatore e Redentore dell'umanità. Noi ci impegniamo a professare sempre e coraggiosamente le verità della nostra fede, a vivere da veri cattolici, pienamente sottomessi a tutte le direttive del Sommo Pontefice e dei Vescovi in comunione con lui. Noi ci impegniamo ad osservare i comandamenti di Dio e le leggi della Chiesa, ed in particolare la santificazione della Domenica, quale giorno del Signore e Pasqua della settimana, e di tutti i giorni santi, nei quali ricordiamo e riviviamo i misteri della nostra salvezza. Noi ci impegniamo inoltre a far entrare nella nostra vita, per quanto ci sarà possibile, le consolanti pratiche della religione cristiana, specialmente il sacramento della riconciliazione, l'Eucaristia ed il Santo Rosario quotidiano. Ti promettiamo, infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre nostra, di mettere tutto il nostro cuore al servizio del tuo culto benedetto, in modo da affrettare e assicurare la diffusione del regno del cuore del tuo adorabile Figlio Gesù nelle anime nostre ed in quelle di tutti gli uomini, nella nostra cara città di Terlizzi e in tutto l'universo. Oggi e in perpetuo, noi tuoi figli, confratelli e associati al tuo Santo Rosario, rinnoviamo questa consacrazione a te, Madre nostra. Ti proclamiamo beata e con te, Vergine benedetta, intoniamo il cantico di gloria Magnificat come inno di lode e di ringraziamento
a colui che è verità, vita e pace. Amen. Così sia.